Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi di massaggio infantile. In particolare, secondo una tradizione di alcune popolazioni africane, il massaggio infantile è un continuum con quello che il bambino vive in utero. Il bambino in utero è continuamente avvolto, coccolato, massaggiato dalle pareti uterine anche durante il parto e il liquido amniotico genera una carezza continua sulla pelle, una stimolazione continua. Ecco, il massaggio infantile è creduto dare una forma al bambino. Le mamme e anche i papà, dopo il parto, possono continuare ad accompagnare il piccolino durante la sua crescita. Dare forma cosa significa? Dare il confine. Attraverso il massaggio infantile facciamo un sacco di movimenti bilaterali da un lato e dall'altro, poi facciamo l'integrazione, quindi tocchiamo entrambe le parti massaggiate, sia che siano due braccia, due gambe, e in questo movimento, questa è una spiegazione più scientifica, la spiegazione più poetica è che noi con questi continui movimenti, queste continue onde, queste continue carezze, queste pressioni sulla pelle, andiamo a definire, a far sentire il confine al bambino e creando il confine anche proprio spaziale con le nostre gambe, posizionando il bimbo su di noi, vicino a noi, andiamo a dare quello spazio al piccolo attraverso cui potrà poi crescere, conoscendo il proprio confine, sperimentando il proprio confine, cosa che i neonati difficilmente fanno, non capiscono, non colgono benissimo il confine tra noi e loro, fra loro e la loro mamma, dove finisce la mia pelle e dove finisce l'altro. Ecco, massaggiando io posso plasmare, dare quel confine attraverso cui il bambino potrà percepirsi, percepire il proprio limite ed espandersi, ma non solo, attraverso il nostro tocco più fermo e presente, più scorrevole, più leggero, è creduto anche dare un certo messaggio, una certa impronta di quello che sarà la vita, una vita un po' più dura, in cui dover essere un po' più forti tramite il tocco più presente, oppure una vita un po' più fragile, più delicata, più nella bambasa magari, con la semplice carezza. Quello che passa attraverso le nostre mani è un'energia e attraverso di esse possiamo dare dei messaggi ai nostri piccoli. Sono qui, ti dedico questo tempo specifico, questo momento è tuo, nostro, è solo per noi ed è un momento dedicato in cui io ritorno a essere per te, con te, ti chiedo se posso massaggiarti e se tu mi dai dei messaggi di non voglia in questo specifico momento per diversi motivi, io non ti massaggio e quindi ti rispetto e ti insegno anche il rispetto tramite le mie mani e la tua possibilità di accettare o rifiutare il mio tocco e le mie mani. A volte il massaggio infantile è solo stare insieme e rispettare lo stato del bambino in quel momento, oppure modularlo insieme. Il massaggio ascolto, il massaggio è messaggio, il massaggio è un modo per stare insieme, per rafforzare il legame, per andare a lenire anche tutti quei piccoli disturbi del bambino durante la sua crescita, le coliche, i disturbi della dentizione, la fatica proprio a liberare il nasino, anche i dotti lacrimali, per andare a aiutarlo nel suo sviluppo, a lasciare andare, a rafforzarsi. Col messaggio passiamo tantissime cose. Scopriamoli insieme. Grazie.